Più volte, signor Sindaco, e ripetutamente in quest'Aula ho sollevato la questione della pulizia del torrente Pozzillo. Devo ringraziare l'assessore Fighiera che in questi giorni ha fatto ripulire via Sonnino, ma io mi rendo conto che ripulire la rete dai rovi che vengono dal torrente diventa complicato per l'operatore che va a fare la pulizia della strada, però dico, è diventato veramente un problema e lo dico perché sto per dire poi un'altra cosa che riguarda tutte le strade, perché facendo un giro ci si rende conto che soprattutto nelle frazioni vi sono dei cespugli che vengono fuori dalle reti e che avvolgono i pali, che avvolgono la rete e che ostruiscono anche il percorso stradale. E quindi sì, ma l'ordinanza non basta. Io credo che una pattuglia dei vigili urbani debba mettersi al lavoro per fare sì che venga segnalato punto per punto e di conseguenza vengono contattati i proprietari per fare sì che vengano ripuliti. Però lo dico a maggior ragione perché il torrente è nostro e quindi la situazione è uguale. Non mi permetterò, signor Sindaco, di dire vergogna. Mi consenta per stasera, ma lo terrò per me, però voglio dire che è veramente una vergogna che un cespito di nostra proprietà non venga ripulito, dico con tutte le preoccupazioni che desta poi d'inverno, perché ormai lei sa meglio di me che quel corso d'acqua si riempie e porta acque abbondanti e di conseguenza desta anche preoccupazione nella popolazione. Tenga conto che sta per arrivare l'estate e che se quei cespugli seccano può diventare anche un luogo dove parte qualche incendio e quindi io la invito con urgenza a intervenire senza dirle vergogna. Grazie. Intervengo quest'oggi in fase di comunicazione perché intendevo portare alla conoscenza dell'Aula qualcosa che alcuni di noi già sappiamo, perché proprio nella giornata di ieri è iniziata a girare sui social una foto che traeva la cittadella del Carnevale nella parte bassa in piena notte con le luci accese in segno di un'operatività costante all'interno dei cantieri. Sappiamo, perché ci siamo detti più volte, che quell'area in questo momento è interdetta, quindi questo fa nascere in me, così come in tanti altri, una certa preoccupazione. Spero che la Presidenza possa approfondire questo tema, magari mi farò carico di girarle la foto in questione così che la possa anche mettere agli atti. Grazie, signor Presidente.